provare a farlo, ma dai, se vuoi parlo anche con te se mi prendono. Una società di abbonamenti sta cercando un esperto di film di Natale. Io sono un'esperta di film di Natale, veramente. Sarà pagato $2000 per guardare e classificare 12 film natalizi, che sono i soliti, insomma. Ma nel film anche i cinepanettoni di Natale? Sì, sono proprio film, sì, anche... No, i cinepanettoni non ci sono, perché sono tutti film per la maggior parte americani, eccetera. Allora dice... Ecco, quindi, però sono belli, cioè io li so, e ci sono anche dei criteri, perché il candidato prescelto riceverà un'ampia scorta di cioccolata calda e due paia di calzini pelosi per garantire un'esperienza di visione confortevole. Proprio natalizia, capito? Ogni film avrà come criteri di giudizio il fattore festività, ce l'ho. Il quoziente di prevedibilità. Tu ce l'hai il quoziente di prevedibilità, vero? Tu sei uno di quelli che prevede quando sta. Sì. Il controllo della chimica, cioè se. E il test strappalacrime. E infine la rigiocabilità. Cioè, quindi, il fatto... tutti questi sono i metri, il metro di giudizio è questo qui. Poi, oltre al pagamento di $2000, il candidato prescelto riceverà anche un abbonamento di 12 mesi su una piattaforma. Cioè, ben ricompensato per guardare dei film. Le candidature sono aperte fino al 3 dicembre. Quanti ne prendono? Uno? Non lo so. Non è, il numero non è detto, quindi probabilmente... Ah, devo scappare che devo andare a vedere il film! Tu pensa, in Italia, non lo so. Qual è il film di Natale che ti è piaciuto di più? Il film di Natale in assoluto è quello con... La vita è meravigliosa, quello con quello di Frank Capra, con Jimmy, come si chiama? Jimmy Stewart. Jimmy Stewart. Quello mi piace, cioè proprio quello dell'Angelo Clarence, ecco quello lì. Però anche tutti i film di Allen, lo so, però a me Allen... Ma guarda, nessuno lo mette in dubbio, personalmente ho una repulsione ma a pelle, quindi non lo so per quale motivo. Per tutti i film che fa di Natale. Film di Natale. Lo so, io li vedo e dico no, non dovrei vedere queste cose, però... Però devo dirti che poi alla fine i film natalizi, anche quelli vecchi, che sono ambientati in America, ti danno, perlomeno io parlo per me, mi dà quel senso di serenità. E di tranquillità. Poltrona per due, esatto. E stavo dicendo proprio stare a casa, no? Sì. Poltrona, la luce soffusa, stai a stuzzicare qualcosa, bicchierino di vino, e c'è poi vai con la fantasia a Central Park, i regali di Natale, tutta miracolo della 54esima strada. Il miracolo della 54esima strada. Insomma, sono film che comunque personalmente mi danno serenità e tranquillità, belli. No, io sto a vedere una nuova serie sulla piattaforma di Allen, sul Babbo Natale, non so così, e c'è Andrea, mio marito, che dice basta, non ne posso più. Abbi pazienza, veniteli da solo, non ce la faccio, perché... Poi invece mia moglie vede il film, quello classico, tutti gli anni se lo fanno, lo vede, che è La grande storia del Natale, con... mi sfugge il titolo, però è lui cattivissimo che non vuole fare il Natale, poi alla fine i fantasmi lo prendono. Sì, quella di Dickens. Dickens, Natale, Natale, il canto di Natale. Il canto di Natale, ma no, bellissimo, mamma mia, che bello, un classico, che bello. Che poi lo propongono sia in versione moderna, animata, versione moderna e versione classica. Comunque anche quello è un classico da vedere. Ma a me anche i cinepanettoni. Allora, io sono un po' anche amante di quei film, perché sono film senza impegno. Sì, infatti. Innanzitutto te puoi fare la pennica, tanto quando te li prendi non c'è la trama. Alla fine la trama è quella. Però poi alla fine ti fa scappare quella risata. Una risata di cose, non voglio dire stupide, ma semplicissime, no? A me piace quando Enzo Salvi, quando va a fare in Olanda con Boldi, che sono che lui è il suocero e lui è il promesso sposo della figlia. E lui sta dentro un negozio e si vuole fare la foto con Babbo Natale, non fa altro che fa Babbo Natale! E Cristian De Sica, che invece vuole scappare, sarà vestito a Babbo Natale, bellissimo. Sì. Però che dobbiamo fare, insomma, sono le piccole debolezze di chi... Ma assolutamente, ma ci sta tutto. Invece questa è una missione per te. Ho trovato... Oh.
Cioè, io lo so che tu questo, secondo me tu ti devi proporre per risolvere questo problema. Avanti. C'è un misterioso ronzio che sta tenendo svegli di notte i residenti di una cittadina dell'Irlanda del Nord, a Omagh, nella contea di Tyrone, e le autorità hanno detto di non aver ancora determinato la fonte di questo ronzio. Cioè, sto ronzio sente, cioè dovunque vai in questa città si sente sto ronzio. Il suono descritto come un ronzio è stato segnalato più frequentemente tra le 22 e mezzanotte. Ma siccome tu sei un esperto di suono, No, secondo me tu la risolvi. il ronzio, la prima cosa che ti viene in mente, che è di solito la ronza, si chiama ronza di alternata, ovvero sia ci sono delle induzioni elettriche che creano un campo magnetico e possono poi in qualche modo dare ronzio. Ma dai! Sì, oppure un componente di un apparato elettronico che può essere un allarme, che può Quindi essere cosa devono cercare? una Il centralina. Però componente? queste cose qui sono semplici da cercare, quindi ci sono degli apparecchi che puntano, che rilevano, quindi Quindi. però questo ronzio poi. Dicono che gli agenti stanno attualmente indagando sull'uso di attrezzature specialistiche, sull'acquisizione di una società specializzata per aiutare a rilevare la fonte del rumore. Quindi forse loro non Forse non ce ce l'hanno, quindi devono fare. Io, se avessi sentito, dice, non è una ronza, ma sono dei battiti di tamburo, avrei pensato, eccolo lì, è stato ritrovato il gioco di Jumanji. Dun, 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 dun. ronzio, no? Non zio, no. A meno che non è una zanzara gigante. Dici Una Irlanda zanzara preistorica. che fa Si è svegliata. Un uovo congelato fa freddo. Un uovo congelato per tantissimi anni si è svegliato il zanzarone. zanzarun E la notte ronza. Perché però dalle 22 a mezzanotte il giorno dorme. a mezzanotte E che va a non, dormire è una zanzara notturna. Ha hai capito? gli occhi luccicanti come un gatto. L'addome come Scusa, ma tu ce l'hai luce. sta apparecchio? No. Ah, e dove si trova? Ma Nei negozi specializzati si trova, questi. ma anche credo in qualsiasi negozio di Vabbè, elettronica, lo possono ordinare online. ma credo che il rumore sia non inerente a questa ricerca, perché sennò è semplicissimo. Se dipendesse da questo, cioè, non so se transita una ferrovia vicino, oppure ci sono dei cavi elettrici che passano da Magari è qualche una parte. stupidaggine. Di solito, per esempio, i cavi dell'alta tensione creano ronze, anche abbastanza forti. Ti è Se... successo mai Allora, trovarti in un posto nei viaggi che hai fatto? i cavi dell'alta tensione normalmente sono fuori dai centri abitati, no? Perché portano una tensione altissima che poi va nelle centraline di trasformazione per essere poi distribuita, no? Convertita e distribuita. Però se tu vai di notte, per esempio, adesso mi viene in mente Maccarese, Fiumicino, dove ci sono tutte quelle terre dove coltivano il fieno, dove sono, e lì è completamente solo terre in prossimità delle piste dell'aeroporto di Fiumicino. E lì, fuori dalla portata delle piste, logicamente, transitano dei cavi ad alta tensione. Se tu vai di notte al silenzio, senti Questo ronzio. questa ronza perché accade che c'è questo fenomeno dell'induzione elettromagnetica. E quindi però E è quindi risaputo, risaputo. è un cavo, è risaputo e viene contenuto in determinati decibel e poi posizionato in zona dove Quindi è una non cosa ci che sono. È accade, una è cosa una che cosa che accade. Ora, accade. questo mi sembra un po' particolare perché Dice che le persone al non giorno dormono d'oggi da anche ci settimane. sono dei software che Però sai, individuano l'Irlanda del Nord, questi paesi un po' così, non lo questi so. mangiano il baccalà che Non lo chiamano so, stoccafisso. non lo so l'Irlanda. Non lo so, quello mi sembra Unge, oggi corretto. baccalà, unge. Le foche, la carne di foca. No, non credo, quelli Però sono. hanno i denti puliti perché c'è un'alga che
fa splendere i denti. Ma quella è l'Islanda, questa. Ah, questa è l'Irlanda. Questa è l'Irlanda del Pardon. Nord. Sono raffreddato, quindi la mia geografia è andata. Vabbè, ma sei raffreddato, dovresti tu scambiare le lettere, ah, non che le senti. Non c'entra né la foca né il baccalà. No, però sono isolati sti paesi. Le aringhe. Le aringhe sì, le aringhe, sicuramente, sicuramente. Mi ricorda Carlo Verdone, il film... Sì, quello con Margherita Bui. Con Margherita Bui. Maledetto il giorno che t'ho incontrata. Vabbè. Bella quella dell'intervista. Quella è bellissima. Quello doveva fare una doveva esclusiva sulla morte di Jimi Hendrix. Lei la va a fare. La va a fare, non accende il microfono. Paga lui, paga. Un sacco di soldi, sì, e non accende il microfono. Maledetto il giorno che tu comprai. Bellissimo, bellissimo. Sì, veramente bello. Margherita Bui, sì, grandiosa. Tutti e due. Sì, sì, pure Verdone, grandioso. Ipocondriaci. con crisi di panico e attacchi di ansia pazzeschi, borse di medicine. No, è ricordato un bel film, sì, un bellissimo film, Maledetto il giorno che ti ho incontrata. Va bene, questo è... Dunque, noi ci vediamo mercoledì prossimo alle 6. Non esclusiva, mercoledì ci sarà lo scoop su Babbo Natale. Wow, raga, potete mancare. Assolutamente. Ciao, ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi, a mercoledì. Ciao, buon weekend.